Ci sono queste microdiscariche per le quali si è intervenuto in passato, ma a distanza di brevissimo tempo vediamo che ci ritroviamo nella stessa situazione. Diciamo che rende inutile e vano l'intervento dell'amministrazione. Il principio è che è giusto e quindi è un diritto da parte dell'amministrazione, un dovere da parte dell'amministrazione mantenere la città pulita, ma è anche un dovere da parte dei cittadini di mantenere i luoghi così come sono o mantenere nel miglior stato possibile. Allo stesso tempo, l'interrogazione mia era rivolta anche a questo, fare in modo che ci sia una sorta di tolleranza zero nei confronti di chi sporca, garantendo i servizi essenziali, che quello è normale che è un diritto da parte dei cittadini averli, ma allo stesso tempo garantendo questa tolleranza zero attraverso gli strumenti che può avere un'amministrazione come quella di Acireale, ovvero il sistema di videosorveglianza che è stato finanziato, ma allo stato attuale ancora non è reso operativo, quindi uno strumento di controllo sia per chi sporca ma anche per garantire sicurezza in città.